Alfredo Antoniozzi, assessore alla Casa e Patrimonio del Comune di Roma, eurodeputato, membro della delegazione del Popolo della Libertà. Io partirei proprio dal tema europeo che è stato, diciamo così, di moda nelle ultime ore in Italia. Si è parlato di questa Europa che in qualche modo ha inciso sul cambiamento del governo italiano. Che aria si respira qui a Bruxelles dopo il varo del governo Monti? C'è fiducia, c'è attesa per le misure che il nostro paese dovrà adottare. Io sinceramente mi auguro che si recuperi rapidamente una stagione della politica, perché ho sempre il timore che spinte che partano non da posizioni di vera rappresentatività poi possano magari rappresentare altri poteri, altri meccanismi e non i cittadini. Quindi con alla base questa considerazione io credo che il governo Monti può fare delle cose importanti, dovrà farle. In Europa gode di grande credibilità, e lo abbiamo visto anche per l'accoglienza che ha avuto, con prudenza, nel senso che credo che il Popolo della Libertà abbia tutta la volontà e la legittimità di verificare tutti i passi che si faranno, perché c'è un mandato elettorale, quello dei cittadini italiani, che non può essere tradito. Quindi lealtà nei confronti di questo governo, ma una lealtà che va misurata ogni giorno con i fatti concreti. Ad un certo punto è sembrato quasi che l'Italia non potesse andare avanti se non fosse cambiato il Presidente del Consiglio, se Berlusconi non fosse andato via. Con la proposizione di Monti cambiato, hanno tirato questo sospiro di sollievo in Europa, o non era forse il passo da fare, o non era così decisivo? A cavallo di queste cose spesso montano forti ipocrisie. Sì, quello che è emerso anche adesso è esattamente quello che ha detto, cioè quasi, insomma, tutto si giocava sulla figura di una persona, cosa che non è possibile, anche perché un paese non si misura su una persona. Quindi a mio avviso è una legittima domanda, un legittimo interrogativo. Io mi sono risposto, nel senso che è evidente che vi è stata una compartecipazione di carattere internazionale intorno al tema del nostro Premier, che ha giocato sicuramente fuori. Mentre in Europa si parlava d'Italia, del cambio al vertice del governo, in Italia al governo si parlava di Roma, varato finalmente il decreto per Roma Capitale, che adesso andrà all'esame del Parlamento. Ma a che punto siamo? Perché i cittadini non ci hanno capito granché. Qualcuno ha detto: ma Roma non era già capitale? Sì, no, diciamo che l'informazione va sempre completata. Questa riforma dà a Roma, che è da sempre capitale, da prima capitale, dà evidentemente dei nuovi poteri, delle nuove competenze, perché una capitale possa funzionare in maniera più adeguata alle grandi sfide, ai grandi temi. Ora il governo ha varato il secondo decreto, il Parlamento deve approvarlo, quindi nei prossimi due mesi si tornerà in Parlamento e lì si vedranno alcune eventuali modifiche o altro. C'è una questione, ad esempio, che pochi hanno considerato, ma che a mio avviso è tra quelle più importanti. Roma Capitale, proprio per la sua nuova veste di carattere istituzionale, non può non essere interlocutrice dell'Unione Europea. C'è una grande capitale che modifica il suo status giuridico e quindi diventa soggetto molto più forte, diciamo così, per non annoiare e andare a descrivere quali, diventa soggetto istituzionale più forte, deve avere un rapporto organico con i finanziamenti europei, e questo è un tema da sviluppare, è un tema sul quale bisogna aprire un dibattito, chiamare anche la Regione Lazio a questo confronto, perché ecco, noi siamo a Bruxelles, Bruxelles è capitale città-regione, e quindi ha poteri legislativi e quindi decide, no, della propria autonomia finanziaria e quindi interloquisce con l'Unione Europea direttamente. Quindi Bruxelles città, adesso ho detto Bruxelles, potremmo dire altre città che hanno questa configurazione istituzionale, ha finanziamenti diretti da parte dell'Unione Europea.
e Roma non può stare fuori da questa partita per le grandi infrastrutture che, malgrado le situazioni economico-finanziarie, comunque stiamo avviando, stiamo facendo. Quindi, se ho capito bene, Roma rilancia, ha ottenuto lo status di Roma Capitale, quindi una capitale con un certo tipo di poteri, adesso si vuole avvicinare a livello di poteri o comunque di rappresentatività in ambito europeo più a una regione, quasi a un piccolo stato, se ho capito bene. No, ma non è un problema di a cosa assomigliare, il problema è che una città che deve programmare reti infrastrutturali, la grande viabilità, alcune grandi opere, insomma, non può star fuori dalla grande partita dei finanziamenti europei. Ecco, io credo che questo sia sacrosanto. Non è che oggi non lo sia in assoluto, ma oggi lo è in seconda battuta sulla base di quello che la regione nella quale Roma sta, quindi il Lazio, pone all'Unione Europea. Io credo che una grande capitale che fa una riforma istituzionale così importante, che acquisisce grandi poteri, importanti poteri, e non può che per la pianificazione della propria crescita avere un rapporto diretto con l'Unione. Magari, vista la nuova configurazione di Roma Capitale, avere anche un assessorato ad hoc? Ma più che un assessorato ad hoc, io immaginavo, lo penso da tempo, un ufficio dipartimentale. Con figure professionali competenti, e qui la grande sfida si gioca anche sulle grandi professionalità. Altre città hanno uffici per l'Unione Europea con funzionari e dirigenti che parlano 5-6 lingue e che hanno una fortissima professionalità nel rapporto con l'Unione Europea. Cioè, io credo che Roma debba avere, al di là di un assessorato meno, ma secondo me dovrebbe essere la responsabilità in capo al sindaco, magari un ufficio di gabinetto, questo per dire, no? Ma io parlo di un ufficio altamente professionalizzato, con figure professionali di altissimo profilo, esperti sotto varie discipline, che siano competenti e che conoscano il rapporto con l'Unione Europea per dare a Roma questa grande opportunità. Ecco, questa potrebbe essere la sfida dei prossimi anni. A proposito del sindaco, un sindaco è stato qui a Bruxelles 2 giorni fa, proprio in occasione del patto dei sindaci, la presentazione del programma per lo sviluppo economico sostenibile anche a livello ambientale, un programma che ha avuto anche la forte influenza dell'assessore Antoniozzi, che da rappresentante europeo, ma in particolare rappresentante della Giunta Capitolina, ci ha messo del suo, housing sociale prima di tutto. Ecco, sull'housing noi ci aspettiamo, sulle nuove politiche dell'abitare ci aspettiamo una forte mano dall'Europa. C'è un dibattito aperto sul finanziamenti per l'housing sociale, il sottoscritto ha fatto varie proposte, noi ci auguriamo che su quella che è una nuova era dell'abitare, perché l'housing, al di là della suggestione del nome, di fatto si va a collocare in quella fascia immediatamente successiva a quella dell'edilizia residenziale pubblica, quindi delle case popolari, quindi si va a collocare in un ceto medio che fino a 15-20 anni fa riusciva ad abitare. Quello stesso ceto medio oggi ha gravi difficoltà a collocarsi sul mercato, soprattutto degli affitti, poi gli acquisti non ne parliamo. Ecco, quindi si va a collocare in una fascia che ha dei numeri impressionanti, che sfuggono a qualsiasi captazione, cioè non è facile immaginare i numeri, perché si colloca in una fascia che è forse lo scheletro, ad esempio, sicuramente del nostro paese, sicuramente della città di Roma. Allora, è qui, secondo me, l'Unione Europea deve sostenere questa azione, perché ha numeri veramente forti. Nelle prime ore del mattino, in Assemblea Capitolina, è stato approvato il bilancio, tante polemiche, perché in particolare l'opposizione ha detto si tagliano investimenti per quasi 100 milioni di euro, effettivamente è così? Si è approvato l'assestamento di bilancio, secondo me è stata una manovra equa, insomma si è riuscito a dare risposte ad alcune questioni di grande rilevanza con una coperta che evidentemente è molto stretta, questo si sa. In periodo di vacche magre, insomma, saper coniugare sviluppo garantendo però soprattutto per la parte sociale alcuni servizi è stato un grosso sforzo. Io credo che Alemanno abbia intrapreso una strada giusta e mi pare cogliere anche che la città incomincia a riconoscergli questo sforzo.
L'ultima battuta per me riguarda la situazione, lo stato di salute del PDL. Berlusconi ha annunciato non mi ricandido. Che futuro ha questo partito? Se il gruppo dirigente del PDL va avanti sulla strada che Berlusconi ha indicato e che Angelino Alfano ha raccolto, e cioè di un partito aperto, forte, con grandi interlocuzioni territoriali, con regole, con congressi, con partecipazione dal basso, con selezione della classe dirigente, io credo che ha un grande futuro. Se qualcosa si dovesse inceppare su questo percorso, i problemi non mancheranno. Senta, assessore, allora a proposito del bando sul Campidoglio 2, a che punto siamo e quando si prevede, insomma? È uscito il bando, sì, il bando è uscito qualche giorno fa. Stiamo parlando della più grande opera pubblica della città di Roma, tolto le metropolitane naturalmente. Stiamo parlando di un sistema di bando che prevede la partecipazione dei privati, diciamo una concessione di costruzione e gestione che consentirà di realizzare con i fondi privati 80.000 metri quadrati di uffici e quindi di localizzare a cavallo tra Ostiense e Colombo la nuova city, la nuova città degli uffici della capitale. Oggi noi spendiamo circa 40 milioni di fitti passivi, ne spendevamo 45, in questi tre anni sono riuscito con grandissime difficoltà a ridurre 5 milioni di fitti passivi, disdicendo i contratti e facendo stringere un po' i dipendenti. È una manovra che non è che sia stata così facile, però l'abbiamo fatta. Ma 40 milioni di fitti passivi sono qualcosa di veramente colossale, significa ogni anno strappare dalla finestra 40 milioni e buttarli via. Campidoglio 2 costerà all'amministrazione comunale intorno ai 17 milioni l'anno, e quindi già, come dire, da 40 passiamo a 17. Non solo, dopo 30 anni sarà di proprietà del Campidoglio, quindi noi andiamo a patrimonializzare un sistema direzionale, perché la direzionalità sarà importante, anche perché offriamo servizi al cittadino nello stesso luogo, non sarà bisogno di fare più la via Crucis in tutto il giro della città, da Colombo al centro, da via Tomacelli a via Barberino. Avevamo degli uffici che abbiamo disdetto finalmente, quindi è una grande operazione imprenditoriale, secondo me, che non potrà che giovare alla città. Il giovamento immediato sarà quello di un forte risparmio per poi averne la proprietà. Il bando è un bando naturalmente internazionale, parteciperanno grandi gruppi, so già che si stanno informando gruppi nazionali di tutto rispetto, quindi mi auguro una forte partecipazione, perché questo consentirà la concorrenza consente sempre di spuntare prezzi migliori. Ci attendiamo progetti all'altezza, quindi anche architetti importanti, insomma, ma adesso al di là dei nomi importanti, noi ci aspettiamo una forte qualità progettuale, perché Roma lo merita, che Roma poi ha delle caratteristiche che non si possono vanificare. Sarebbe un errore immaginare un grande progetto decontestualizzato da quella che è la città, la sua storia, le sue architetture, i suoi colori, quindi io mi aspetto qualcosa di, secondo me, molto bello e anche di molto importante. Ecco, insomma, è una grande sfida che è partita con con 2 anni rispetto alla situazione che avevamo trovato, ma che non poteva andare avanti perché non c'erano più i soldi per realizzare quello che si voleva fare. Prima si voleva fare un appalto che prevedeva una serie di cose, l'abbattimento della manifattura tabacchi, che invece io nel piano che ho realizzato mantengo in vita, anche perché è un bene che abbiamo pagato 30 milioni, abbatterlo e ricostruirlo mi sembrava veramente una cosa incredibile. Tra l'altro è molto bella la manifattura tabacchi, non so se l'avete mai vista, insomma ha anche caratteristiche architettoniche molto lineari. Ci sarà una ristrutturazione, questo sarà giusto, farà parte del Campidoglio 2, quindi manifattura tabacchi,
accanto l'edificio dove si trova la mia sede, via della Moretta, piazza da Verrazzano, e di fronte ci saranno costruiti nuovi edifici. Al centro sarà una piazza, sarà una piazza che avrà anche una forte incidenza culturale nella città, perché intendiamo realizzare in quella piazza una vita, perché insomma quando si spengono, si chiudono gli uffici, non diventi, come dire, una zona buia. Ci sarà un museo, ci saranno attività culturali, sarà un teatro, ecco. Quella piazza del Campidoglio 2 vuole assumere un significato anche di raccordo con la città, con le realtà culturali, sociali e giovanili della città. E queste sono, ecco, per grandi linee un po' quello che dovrà essere Campidoglio 2. L'accettazione del progetto, quanto tempo poi ci vorrà per realizzare il tutto? Cioè, entro quale anno riusciremo a vedere? Diciamo, il cronoprogramma dovrebbe essere questo: entro la seconda metà di febbraio scadranno i termini per la presentazione delle proposte, dei progetti, eccetera. Dopo di ciò credo che la commissione che sarà nominata avrà bisogno di alcuni mesi per valutare le proposte, e dopo di ciò si metterà la prima pietra. Io mi auguro che la prima pietra possa essere messa alla fine del 2012, e poi, siccome sono previste edificazioni a comparti, no? Quindi ci sarà una prima parte che sarà edificata prima, dove faremo dei trasferimenti e cominceremo a dismettere altri uffici. Quindi sarà un lavoro un po' in progress, ma io credo che in 3 anni sarà realizzato tutto il complesso. Quindi entro la fine del 2015, diciamo. Sarà realizzato tutto il complesso, sì. Anche perché l'area c'è già, l'area di proprietà comunale.